Cassetta di marzapane e bijou da GF78, Federica ci spiega perché. Ciao Elisabetta, ti piace intervistarmi, vero? Lo sapevo. Allora, questa è una collaborazione che nasce da un'amicizia con Vudavù, vecchia amicizia, tra virgolette, e mi è piaciuto, diciamo, il loro progetto, sia di Vudavù che di Cassetta di marzapane e bijou, e l'ho sposato. L'ho promosso e quindi stiamo qui adesso a fare uno dei tanti eventi che verrà fatto. Questa volta GF78 è diverso dal solito, perché? Il motivo è perché mi è piaciuto vestirlo come un sogno, quindi frutta, è un buffet molto particolare, diverso, curato dalla Medusa, e in mobili d'arte di Gianvito, che è un mio caro amico che ha un mobilificio, e quindi abbiamo allestito proprio a tema. Scusate se io interrompo questo momento idilliaco, io voglio mettere il dito tra Cenerentola e il Principe Azzurro e voglio chiedere a te, Cenerentola, scusa, ma potrai anche rubare il tuo principe. Ma se tu non avessi perso la scarpetta, secondo te il principe ti avrebbe rincorsa? Secondo me no, però l'avrebbe chiamato Cenerentola il principe, perché nel frattempo già gli aveva preso il portafoglio. Tu ci stai a provare? Sì, siamo fidanzati da anni oramai. Per adesso non lo siete più, quindi io mi prendo la tua scarpetta e anche il principe. Quindi ce ne andiamo. Ho tagliato tu allora. Grazie. Ciao. Buona serata. Allora, Cassetta di marzapane bijou, quando nasce e perché? È un progetto che nasce nel 2009 come idea, nel 2010 nasce praticamente. Cassetta di marzapane bijou è un'idea mia e delle mie sorelle, siamo in tre socie alla pari, e nasce soprattutto dalla passione per l'arte, per la gioielleria, per il bello, e abbiamo sempre avuto una passione anche per il mondo fatato, per il sogno, l'onirico, e quindi abbiamo cercato di riversare questo nostro io interiore, questa nostra passionalità negli oggetti che produce il nostro brand. Come testimoniale di questo evento non è stato scelto una modella, un'attrice, ma è stata scelta un'icona di cartoni animati che tutti conoscono, che è Cenerentola. Perché? Cenerentola, sì, Cenerentola perché incarna il mondo della fiaba, è la principessa per eccellenza, e noi diciamo sempre che Cassetta di marzapane bijou è sentimento. Quando nasce Vudavù, perché? Che cosa crea? Vudavù nasce a settembre dello scorso anno, quindi è un'azienda nuova, è un'azienda fresca, anche se è fatta da donne come me che hanno superato da un po' la gioventù e sono nell'età matura. Questa maturità però è servita per capire che la nostra Italia ha un patrimonio importante, un patrimonio di arte, di manualità che non va disperso. Quindi ero sotto l'ombrellone con mia cognata ed un'altra amica e vedevo che stavano lavorando tenacemente con i ferri all'uncinetto e ho detto: ma perché? Perché queste cose le dobbiamo fare sotto l'ombrellone e non realizzare invece dei prodotti unici con un buon sapore glamour e imparare anche questa arte, divulgarla? E da qui è nata questa nostra iniziativa. Thank you.
GF78, ti vedo qui con questa splendida borsa. Allora, che cosa ne pensi di questo stile? Molto carino, simpatico, divertente, una bella situazione anche economicamente giusta per l'estate, e l'abbiamo comprata. Quindi tu sei cliente GF78, se tu potessi scegliere degli aggettivi per descrivere l'ambiente che tu trovi tutte le volte che vieni qui, quali aggettivi sceglieresti? Sicuramente frizzante, sicuramente accogliente, sicuramente divertente, è un ambiente molto femminile, quindi non veniamo soltanto per comprare, tante volte veniamo anche solo per una chiacchia, per un caffè, per un pasticcino. Federica e Silvia sono carinissime e quindi per noi è un punto di riferimento come amiche.